qui è quello. Così è meglio. No, no, io devo fare scendere anche la mia telecamera personale. Ok. Buona giornata a tutti. Prego, bene, voi sarai il sud a fare la differenza a queste elezioni politiche. Beh, noi senz'altro siamo molto molto forti. Non so che dire, non so leggerla, vedo tantissimo consenso, però non lo so. E la legge elettorale è stata fatta proprio per penalizzare il Movimento 5 Stelle, una vergogna, infatti bisogna sempre ricordarlo. È stata fatta per far vincere, per non far vincere nessuno, cioè tutti tranne il Movimento. I sondaggi, infatti, gli ultimi sondaggi nazionali. No, io quelli non li guardo proprio, non ci hanno mai preso. Dicono che non ci sarà maggioranza. Ma io sondaggi non ci hanno mai preso negli ultimi anni, quindi io non guardo questo. Guardo le piazze, in buon senso, guardo, parlo con le persone e speriamo di convincerle a dare un'occasione all'unica forza politica che non è responsabile della nostra situazione. Grazie, disponibile ad aprire con un 5 Stelle per un governo. Apertura di Grasso verso 5 Stelle. Non commento le dichiarazioni adesso, apertura per me interessa di campagna cittadina. Poi sono spariti i problemi dei cittadini. Questa campagna cittadina non fa, nessuno parla delle problematiche delle problematiche relative ai disabili, ai malati, alle persone che si ammalano nella terra dei fuochi e non solo lì, perché l'avete vista l'inchiesta su De Luca. Mi viene da vomitare. Cioè, come sempre, la camorra e la politica corrotta uccidono i cittadini. Perché in quelle terre, con lo sversamento illegale di rifiuti, le persone muoiono. E a me interessa parlare di questo, perché occorre salvare la vita ai cittadini italiani. E il Partito Democratico è indecente se continua appunto a salvare la stirpe De Luca. Perché un elettore molisano dovrebbe votare il Movimento 5 Stelle? Ascolteranno le idee. Io racconterò quelle che sono le nostre priorità. Quali sono le priorità? Una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese, una vera legge anticorruzione per salvare, ripeto, la vita anche dei cittadini, perché la corruzione uccide in questo paese. E il reddito di cittadinanza per impedire che ci siano giovani al di fuori dell'Italia a fare i lavapiatti o cinquantenni che non sanno più che fare. Chi è l'avversario dei 5 Stelle? Astensionismo. Basta, non certo Renzi per lo spensamento. In Molise è molto sentito il tema della sanità. Il privato detiene il doppio dei posti letto rispetto al pubblico. Qui c'è un ospedale smantellato all'aria. L'hanno fatto apposta, cioè finanziatori delle campagne elettorali dei politici, RAS delle cliniche private, li hanno finanziati. E poco a poco la politica ha smantellato la sanità pubblica a vantaggio del privato. E oggi magari conviene di più anche economicamente rivolgersi al privato che al pubblico. Ma questo non è. Il paziente non è un cliente. Per cui il Movimento 5 Stelle al governo intende sostenere la sanità pubblica come vuole la Costituzione, perché qua in questo paese tanti italiani, milioni, rinunciano a curarsi per difficoltà economiche. In Molise è anche la regione che detiene il più alto tasso di emigrazione giovanile. Vedete quanto serve il reddito di cittadinanza per permettere appunto a ricostruire un tessuto economico delle città. Io sto girando, non vado nelle grandissime città perché c'è un po' più piccole, no? La desertificazione dei centri storici, quanto centri storici bellissimi. E quando un centro storico diventa deserto entrano magari anche per questi a ripopolarli. Per cui è necessario il reddito di cittadinanza e il sostegno alla piccola e media impresa, agli imprenditori artigiani. Piccolo è bello, piccolo è bello. Sulla questione rimborsi, Berlusconi cita slogan 5 Stelle, onestà, onestà, per commentare. No, Berlusconi deve soltanto rendicontare quanti quattrini ha dato alla mafia. Quando rendiconterà io gli rispondo. Qual è il suo commento sulla questione rimborsi? Che sono fiero di una forza politica che restituisce 3 milioni di euro. Grande. È compatto il Movimento 5 Stelle? È estremamente compatto, ma si vede pure da queste piazze. Sono fiero, poi chi ha detto che ha restituito dopo tenere di meno, scusate, fuori, ma questa è serietà. Ma vedete, i partiti politici salvano le teste politiche di gente indagata per corruzione. Fiode De Luca dice il 15% per me. Oh, ma che paese è questo? Il Battista c'è un complotto contro di voi. Ma i partiti politici sempre hanno fatto questa cosa. Qual è la novità? Fanno di tutto. Non lo so se definirlo un complotto, cioè, perché alla luce del sole il complotto è qualcosa di nascosto. Loro alla luce del sole hanno fatto di tutto da quando noi siamo nati per distruggerci. Perché? Perché siamo il loro nemico, il loro problema. Si alzano una mattina e dicono: come possiamo distruggere 5 Stelle? Come quando, ne so, giochi a risico, ti capita la tessera, devi distruggere l'Armata Rossa. Ecco, tutti i partiti devono distruggere 5 Stelle, ma non ce la fanno e non capiscono perché, come fanno questi inesperti, come ci chiamano loro, che si muovono con un camper, con un cellulare, ad essere la prima forza politica del paese senza dare finanziamento pubblico ai partiti, senza una sede, senza un giornale, senza una TV. Dicono: come fanno? Con la passione.
Per questo senza governabilità? Quello dipenderà dai cittadini. Scusate, innanzitutto, se già ci dite che non ci sarà governabilità, state diciamo certificando che questa legge elettorale è una merda. Io non l'ho fatta, per cui occorrerebbe già non votare chi ha scritto e votato una legge elettorale puro letame. Giusto? Perché se si parla già ora di ingovernabilità, se tutti i politici parlano di ingovernabilità, saranno responsabili loro che hanno fatto questa legge elettorale? Perché a me viene da vomitare l'idea che il prossimo Parlamento, la prima cosa che dovrà fare è un'altra legge elettorale. Ma i problemi dei cittadini, ma quando ci pensano questi politici? Grande! Grande!